Buonasera, bentrovati, attenti a quei due, nuova puntata, subito le presentazioni ufficiali. Ciao Mario, buonasera ai telespettatori. Mi soffermo proprio su Riposto perché apriamo su Riposto perché nei giorni scorsi, lo scorso lunedì, c'è stata una seduta di consiglio comunale particolarmente animata, al punto da rendersi necessaria la sospensione, anche perché poi gli stessi consiglieri della maggioranza che sostiene Davide Vasta, il sindaco Davide Vasta, hanno abbandonato l'aula dopo che in consiglio comunale ci sono state delle vibrate contestazioni. C'è stato in particolar modo il consigliere Ezio Raciti che si è reso protagonista di una serie di interrogazioni. Tra l'altro proprio Raciti si è soffermato sulla mancanza di risposte da parte del sindaco rispetto ad alcune attività ispettive e poi si è anche concentrato lo stesso Raciti, ma anche prima la consigliera di opposizione Mariella Di Guardo in ordine all'atto amministrativo con cui è stato conferito un incarico a titolo gratuito ad un professionista esterno nell'ottica di mettere in campo strategie volte alla promozione della tutela della salute, in particolar modo interventi di sostegno e di recupero di soggetti svantaggiati a rischio di educazione sociale e di emarginazione di emergenza crack. Il sindaco, tra l'altro, ha voluto per l'appunto nominare il dottor Edoardo Trovato, che è il primo dei non eletti della lista collegata al sindaco, e naturalmente a molte suonato come il solito contentino che si dà, le cosiddette medaglie di cartone che si danno a chi rimane fuori, diciamo, dalla competizione e non Esatto. riesce a centrare l'obiettivo dell'elezione. E l'argomento era per l'appunto questo supporto Sì, di Trovato sul tema del crack. Però qui non si questo capisce ha questa cosa. suscitato anche ilarità. Il sindaco si è indispettito anche su Beh, questo, il problema della però droga è un problema grave del assolutamente sì. territorio. Non so se il crack, probabilmente il sindaco ha dei dati del SERT, ha dei dati No, il dell'ASPI che sindaco si è indicano. agganciato anche ad alcune iniziative che si stanno assumendo a livello regionale, a livello proprio di Regione Sicilia, e si è voluto soffermare su questo tema, però è sembrato a molti come un modo per cercare il motivo per fare questa nomina, questo conferimento, benché sia a Poi titolo bisogna vedere, gratuito. Mario, che tipo di modalità e di azione avrà questo consulente, cosa dovrà fare, se avrà una... Esatto, non lo medico, so. tra l'altro, ripeto, in 6 mesi vorremmo capire quale apporto potrà dare. Appunto. Un interrogativo che si sono posti in tanti, e come diciamo, ci sono state anche parecchie polemiche, ma quel che ha suscitato poi forti reazioni in aula anche da parte dei consigli della maggioranza è stato proprio l'intervento a gamba tesa del consigliere di minoranza Ezio Raciti, ovvero sul tema dell'attività ispettiva, che ha dato origine, come diciamo, a questo acceso scontro verbale in aula. Protagonista per l'appunto Raciti, che ha manifestato il proprio disappunto per le mancate risposte del sindaco Vasta alle sue interrogazioni, ritenuta dunque nulla l'attività, l'utilità sociale e politica della seduta sulle interrogazioni. E Raciti, peraltro, in segno di protesta, ha anche rinunciato al gettone di presenza. Il sindaco Vasta, invece, ha poi puntualizzato, rispondendo all'implicato, che dall'inizio del suo mandato ha invece risposto al Una media 95% altissima, delle interpellanze. Questo è quello quindi che manca solo sostiene, un 5%. manca solo un 5%, mentre a parere dell'opposizione non ci sono state queste risposte, o quando ci sono Ci state sono comunque interpellanze e interrogazioni con risposte scritte affidate o... comunque a funzionari, non direttamente dal sindaco. Poi, relativamente alla questione delle interrogazioni, è stato un susseguirsi di interventi fin quando poi lo stesso Raciti ha fatto una specie di proposta che suona un po' come una sorta di provocazione, cioè ha detto la refazione scolastica non parte, se noi rinunciamo per qualche mese al gettone di presenza potremo contribuire a foraggiare in qualche modo questo servizio e quindi in qualche modo anche lenire le difficoltà Credo che economiche cadrà delle nel vuoto famiglie. E questa. abbiamo capito che i Cadrà nel firmatari vuoto. di questa petizione provocatoria di Raciti non avrà successo, anche perché poi la seduta si è interrotta, però sarà interessante poi vedere alla prossima seduta quante persone, quanti consiglieri aderiranno tra la maggioranza e l'opposizione. Però Certo. sta di fatto che lui ha fatto questa proposta. Come la vedi questa È una iniziativa? proposta naturalmente che ha il sapore provocatorio, fatta proprio per dimostrare
che ci sono sensibilità politiche e amministrative che vogliono la ripresa della refezione scolastica. Questo è un grave colpo per l'amministrazione a riposta, sarebbe un grave colpo per qualsiasi amministrazione, perché sappiamo benissimo quanto tengono le famiglie alla refezione scolastica. Raciti nella sua mozione dice queste somme potrebbero essere destinate proprio a coprire parte delle spese necessarie proprio per l'avvio della refezione scolastica a favore per l'appunto dei minori studenti presso le scuole di proprietà comunale, sgravando, come diciamo, le famiglie di una buona percentuale del costo totale del servizio. Tu hai spiegato, la consigliera riguardo ha spiegato, che il 32% può essere attinto anche dalla contribuzione privata, perché si paga un ticket naturalmente per la refezione scolastica. Non riesco a capire come mai non si riesca a fare partire questa refezione e si aspetti l'approvazione del bilancio e l'adozione di una gara. Mi sembra davvero risposte insufficienti da questo punto di vista, oggettivamente insufficienti. Intanto a 4 mesi dall'insediamento dell'amministrazione Vasta va detto che a margine della seduta consiliare lo scorso lunedì sono stati anche formalizzati i gruppi che sostengono per l'appunto la maggioranza. Sono 3 gruppi importanti. Quel che sorprende in particolar modo è un gruppo che si è spezzato a metà fra quelli che praticamente in qualche modo fanno parte dello schieramento di centrodestra. Vediamo Fratelli d'Italia con la presenza di Orazio Virgitto, capogruppo, e di Carmelo D'Urso, e poi un folto gruppo riconducibile a questo gruppo consigliare che si chiama Rilanciamo Riposto, che è formato per appunto da Alfio Caltabiano, Lucilla Auditore, Sara La Rosa, Claudia Vecchio, Salvo Leotta che è il capogruppo, e Sara Siliato. Quindi c'è questa frammentazione. Noi vediamo subito, immediatamente, quella che è stata dalla nascita della Seconda Repubblica l'elezione diretta del sindaco, che i gruppi politici, partitici nazionali si riducono a poca cosa, mentre i gruppi civici diventano prevalenti. Questo significa naturalmente qualcosa di ben chiaro, che questa disponibilità a non completare la consigliatura in quel gruppo civico. Assolutamente sì. Chiudiamo con la pagina politica di Riposto. Diciamo, la seduta poi è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi, per tornare invece a Giarre, perché finalmente è arrivata la luce a Villa Margherita, una notizia che già questa è una si notizia sapeva, molto buona, che noi abbiamo dedicato delle trasmissioni a questa problematica. C'è stato quest'atto di indirizzo del consigliere Di Grazia, che è giunto in porto attraverso l'approvazione del potenziamento energetico. Esattamente, l'efficientamento energetico, una parte di queste somme è stata dirottata proprio ci sono per altre zone di Giarre, la messa in sicurezza di alcune strade in tema di illuminazione. Lì c'era un problema di sicurezza drammatico. Stiamo parlando di vie Finocchiaro Aprile, teatro di spaventosi incidenti stradali, 3 dei quali mortali. Sono una ventina di nuovi corpi illuminanti proprio per valorizzare l'area monumentale di Villa Margherita, di via Finocchiaro Aprile. Il nuovo impianto è stato inaugurato alla presenza del sindaco Cantarella, presenti anche l'assessore al decoro urbano Antonella Santonoceto e l'assessore al verde Tania Spitaleri. Abbiamo sentito per l'appunto l'assessore Santonoceto, sentiamo. È un biglietto d'ingresso della città ed era giusto dare luce, lustro a questa villa. Questa villa che è storica, è nei ricordi di tanti giarresi, ed era giusto ritornare a darla a fruizione a loro. Così ora in sicurezza, con la luce, con il verde più curato e con ulteriori ancora altri interventi che contiamo di ultimare entro Natale, potremmo usufruire tutti di questo spazio, di questo polmone verde della città, che comunque è facilmente raggiungibile anche dai meno abili, dai diversamente abili, dagli anziani, e quindi diciamo che rendiamo un servizio alla nostra città. E ci tengo a precisare che era una priorità di questa amministrazione, ma comunque del gruppo politico che io rappresento, che si è adoperato per rintracciare un finanziamento che ha permesso non solo di illuminare questo piccolo parco, ma anche la zona artigianale. Era una scommessa che avevamo fatto anche con la mia delega alla zona artigianale, alla gestione della zona artigianale, e quindi man mano che passano i mesi cerchiamo di ottemperare i nostri impegni. Speriamo, lo voglio lanciare qui, che prima di Natale riusciremo a mettere in azione questa fontana, illuminandola ulteriormente e attivando
i motori che ne permettono la, diciamo, la, di godere del, dei movimenti, delle movenze dell'acqua, che sicuramente la renderanno più, diciamo, più graziosa e più apprezzata dai giapponesi e anche da chi passa. Dunque, fin qui l'illuminazione a Villa Margherita, che era molto attesa. L'assessore Santoncito ha anche preannunciato, ha assunto l'impegno che entro Natale sarà anche valorizzata la vasca artistica, che attualmente ridotta male. Interventi importanti per quanto riguarda soprattutto intanto il ripristino degli storici zampilli, poi il ripristino anche della stessa vasca artistica attualmente è vuota, e naturalmente anche questo è un segno di attenzione rispetto alle ville pubbliche, agli spazi. È una villa pubblica, questo monumento era in Piazza Alessi prima della costruzione del monumento dei caduti, quindi fa parte della memoria storica della città. Assolutamente sì. E adesso invece, a proposito di città, parliamo di emergenza criminalità, perché si sono susseguiti in questi giorni una serie di interventi da parte dei carabinieri. C'è stato un arresto per droga nei giorni scorsi, un altro sempre dei carabinieri invece per quanto riguarda la vicenda di un rapporto familiare complicato, un divieto di allontanamento che non è stato rispettato, e poi quel che preoccupa è soprattutto l'allarme incendi auto, perché nei giorni scorsi nella centralissima via Maccarrone, siamo nella zona residenziale bassa attorno alle spalle del viale Libertà, è stata data fuoco ad un'auto. Il problema qual è? Che quest'auto è stata cannibalizzata prima di essere data le fiamme, quindi è stata smontata, è stata rubata, smontata, smantellata e poi platealmente data alle fiamme. Sì. Questo è preoccupante e ci fa riflettere anche sull'impunità, ma anche sulla tranquillità imperturbabile sì. Chi ha compiuto questa c'è mediazione. Una microcriminalità, possiamo definirla, che è rampante, sì. Diventa preoccupante, perché naturalmente mette a repentaglio anche la sicurezza dei cittadini, oltre che danneggia i beni. E in questo senso diventa importante anche il tema, il dibattito sulla videosorveglianza in città. Nei giorni scorsi è stato lo stesso assessore alla sicurezza Claudio Raciti ad annunciare una notizia importante, ovvero il ripristino del decreto relativamente ad un bando sulle videosorveglianza giare inizialmente per una questione procedurale di ritardo di presentazione degli atti era stato estromesso dal finanziamento, certo, di questo intervento del Ministero dell'Interno. Invece abbiamo saputo che c'era stato un problema di comunicazione, di tempistica anche per quanto riguarda il recapito della PEC, sarebbero stati chiariti anche in prefettura questi passaggi procedurali, e il decreto a questo punto dovrebbe essere finanziamento del Ministero degli Interni, finanziamento dovrebbe essere ripristinato, e quindi dovremmo aspettare questo intervento. È un intervento economico importante di circa 130.000 euro che consentirà al Comune di Giarre di poter dislocare una trentina di telecamere nei punti maggiormente critici del nostro territorio. Restiamo a Giarre e parliamo invece, a proposito, anche di rapporti del comune, dell'amministrazione comunale, proprio anche con territori e zone anche che necessitano di attenzione, come per esempio il rione Satellite. Allora, in questo senso, anche l'incontro con il nuovo parroco, sì, della Regina Pacis, che andrà ad operare anche in quel contesto urbanistico, e della zona del Carmine, che è tornata ad essere luogo di incontro dei ragazzi, è importante. Il sindaco ha voluto incontrare questi due nuovi parroci, è stata l'occasione per fare un po' il punto anche sulle problematiche, diciamo, di carattere sociale di questi due enormi quartieri. Parliamo di due aree urbane per circa 10.000 persone, e quindi soprattutto quella della parrocchia Regina Pacis ricade in un territorio, più di un terzo della popolazione, assolutamente, ricade in un territorio particolarmente a rischio proprio per il rione Satellite, teatro, insomma, di episodi anche delinquenziali, scorribande. Esattamente, quanto è importante questo festival? Io credo che incontrare i preti, i sacerdoti, che svolgono una funzione non solo religiosa ma anche sociale, perché all'interno delle parrocchie si ha contatto con i giovani, si ha contatto con i ragazzi, si comprendono i disagi del territorio, è estremamente importante, soprattutto quando si tratta, io credo che lo siano, di due parroci abituati a vivere il senso della comunità, e quindi a operare per il bene, anche indirizzando e educando i giovani e la comunità
che rappresentano. Assolutamente, tra l'altro, per l'appunto, come ha spiegato lo stesso sindaco, l'obiettivo è quello di avviare un percorso di collaborazione proprio incrementando l'ascolto della comunità, e proprio in quest'ottica si inserisce questo incontro che il sindaco di Giare Cantarella ha voluto con i nuovi parroci del quartiere Carmine e del quartiere Regina Pacis. Si tratta di Don Taddeo Ambat, che è il nuovo parroco della Regina Pacis, è un parroco di origine indiana, e frate Emanuele Artale, che invece è alla guida della parrocchia San Francesco d'Assisi. L'abbiamo sentiti. Intanto essere con loro, comprendere meglio le loro situazioni, le loro necessità, i loro bisogni, e in qualche modo corrispondere, essere vicino accanto a loro e sollevare un po' la loro sofferenza, ecco, non solo un aiuto spirituale ma anche materiale. E qualora il sacerdote, il parroco è molto accanto, e essendo più vicino, ecco, ci possa essere un dialogo di cuore, non così in modo superficiale, ma uno che si può comprendere la vera realtà quando c'è un dialogo davvero. Perché per esempio ai governatori, agli amministratori possono, non possono aprire il loro cuore, ma un sacerdote sì, non solo problemi economici, materiali, ma possono aprire il loro cuore, così condividono in modo che possano avere il sollievo, la consolazione. Ecco, questo io davvero prima di tutto vorrei portare alle loro case, alle loro situazioni che ci sono. Questa prima fase sarà sempre una fase di conoscenza, quindi anche di una presenza nel territorio e un po' anche nelle famiglie, anche nella pastorale un po' ordinaria dei sacramenti e anche delle celebrazioni eucaristiche. Inizia del catechismo da noi e già ho visto una buona partecipazione anche le attività pastorali, ho visto delle persone che sono ben disposte a vivere la parrocchia, a vivere anche il territorio parrocchiale con i propri locali, e sono molto fiducioso in questo perché penso che c'è bisogno di tanto lavoro, c'è bisogno anche di tanta iniziativa, di tanta anche una fantasia che possa, possa dare anche tanta speranza alle persone. Fin qui dunque i due nuovi parroci che il sindaco ha voluto incontrare. Restiamo a Giarre, adesso invece è il momento di entrare ancora dentro la politica giarrese. Lo facciamo con un veterano della politica giarrese, il nostro ospite, il vicepresidente del Consiglio, Raffaele Musumeci, ben trovato. Grazie e benvenuti a tutti. Allora, lo sai, tu sei contentissimo, abbiamo Raffaele Musumeci. Io è un abitué della nostra trasmissione. Ho molta curiosità. Per usare il linguaggio dei carabinieri, si accompagna ai giornalisti. Esatto. Previdera e si accompagna ai giornalisti, è una fonte inesauribile di notizie, ma soprattutto io voglio dire una cosa che mi sembra giusta dirla. Lui da 20 anni, con un'interruzione, è stato consigliere comunale a Giarre e viene, non lo dico per adulazione, viene percepito dalla comunità locale e anche all'interno del consiglio, nell'apparato amministrativo, come una persona competente, perché sta sulle carte, per cui le cose che dice molte volte devono essere anche ascoltate. Lui è un uomo della maggioranza, a quanto pare, ancora oggi, no? Sì, è nella maggioranza tecnicamente, poi non tecnicamente, politicamente non lo sappiamo, abbiamo qualche ragionevole dubbio, ma vediamo di dissipare appunto qualche nostro dubbio, a cominciare da alcuni temi di strettissima attualità e che hanno interrogato nei giorni scorsi anche il consigliere Santo Primavera relativamente al progetto di finanza sul cimitero di Giarre. È un tema particolarmente delicato. Si parla... C'è questa tendenza di esternalizzare il cimitero in assenza di personale perché lo gestisca. Sì, e poi c'è anche una assenza di interlocuzione con la maggioranza, perché il punto è anche questo. Questo è un problema che io sollevo. La prima domanda che vorrei fare è questa: ma come mai non si riunisce una maggioranza politica all'interno? È la domanda che mi sono posto io negli ultimi mesi. E più volte ho ribadito il concetto che nel sistema democratico il confronto tra vari organi istituzionali sulle scelte politiche e anche sulle problematiche politiche va fatto periodicamente. Non si può gestire un apparato politico, un apparato amministrativo senza che non ci sia confronto fra tutti i soggetti deputati all'interno delle istituzioni. Tra l'altro va detto che a proposito di
in mancanza di comunicazione, quindi di mancanza di confronto, diciamo, nell'alveo della maggioranza, proprio che proprio il tema del progetto di finanza sul cimitero lei l'ha saputo così sbirciando le carte, però non è stato investito in l'ho maniera, saputo con molto ritardo rispetto molto ritardo. A e come giustifica questa assenza, questo silenzio? Io penso che il sistema democratico italiano, e quindi anche già fa parte dell'Italia, è normato. Soprattutto quando si parla di scelte politiche è giusto che si analizzino prima le problematiche, vedere quali sono le possibili soluzioni, dopodiché fare una scelta che sia una scelta concordata con tutti gli attori che sono in questo momento all'interno dell'istituzione. Strano, io non ho fatto altro che chiedere carte che passavano all'interno dell'amministrazione, diciamo, del comune di Giarre, che da un anno e mezzo circa andavano avanti, ma io sconoscevo, perché trattasi di attività interne all'ente, e quindi ho chiesto delucidazione. Dico, non è curioso, Rosario, allora, questa cosa è un po' curiosa, intanto, no? C'è un problema, c'è politico, un pezzo della maggioranza che non è informata, c'è un problema politico, è quello: se si devono fare delle scelte tutti insieme all'interno di una maggioranza o anche in giunta, la domanda poi anche esiste la collegialità, vanno condivise. Questi individualismi non servono a niente, noi facciamo un discorso di profili dell'azione amministrativa e anche di profili dell'azione politica, quindi occorrerebbe secondo me agire in modo tale da coinvolgere, perché mi pare, lo diceva Santo Primavera, lo capiremo ora da quello che ci darà il dottore Raffaele Musumeci, mi pare che non ci sia tanto nel merito una critica alla scelta eventualmente, ma c'è una critica nelle modalità in cui, a cui si è arrivati. Sì, c'è un concetto fondamentale che è insito anche nella politica e nelle varie dinamiche di confronto tra le varie parti, cioè il cimitero è un problema, perché sul cimitero sappiamo benissimo che ci sono state da anni lamentele sulla gestione del verde, sulla manutenzione del verde, sulle lampade votive, tutta una serie di cose. Il comune lì investe una quota di bilancio per far fronte a dei buchi di servizio, quindi non è mai un investimento che strutturalmente risolve il problema, è un investimento temporaneo. Ora per esempio ci sono degli interventi a breve, perché una manutenzione straordinaria, e quindi sono, diciamo, un impegno finanziario che praticamente è fine a se stesso, ma magari per quel piccolo periodo sembrerà pulito, però alla fine il risultato finale è sempre negativo. Quindi bisognava discutere sulla questione cimitero, anche perché io ho acceso il riflettore su questa cosa, per stabilire quali sono i costi del cimitero attualmente e quello che si può fare per migliorare il servizio, per rendere fruibile ai cittadini. E qui volevo proprio portarla su una questione che è proprio quella relativa agli investimenti. Noi abbiamo fatto un calcolo così, per quello che abbiamo saputo per le vie ufficiali. Ci sono stati già due interventi finanziari importanti per il cimitero, uno di 40.000 euro di qualche mese fa e un altro che è in itinere di 20.000 euro. Già siamo arrivati a 60.000 euro, però il cimitero ciclicamente ogni due mesi è nelle condizioni di oblio, condizioni di abbandono. Di abbandono, e questo non va bene. Questo è il risultato. Questo è il risultato. Il procedimento e della poi, soluzione e poi del problema. Sullo sfondo di questa vicenda andiamo a leggere poi, non per fare campanilismo, perché non è questo il problema, leggiamo che una eccellenza come l'Istituto Agrario Mazzei di Giarre riesce a stipulare una convenzione con una società di servizi decidiale che si occupa per l'appunto delle manutenzioni del cimitero, e questa scuola riesce ad assicurare un servizio di manutenzione con piantumazione di essenze arboree, di piantine, insomma arredi floreali di ogni tipo, certamente con un costo, perché va detto che il Mazzei, certo, è un'azienda anche, non è soltanto una scuola, quindi con una percentuale di IVA sicuramente inferiore a quanto... Però credo che ci sia un risparmio. C'è un risparmio notevole, per non parlare poi anche delle unità lavorative, parliamo di un'impresa che può impiegare per un intervento 5-6 persone, mentre una scuola, nella migliore ipotesi, ti manda 20 studenti, visto che si parla di un progetto. Quindi questa cosa stride parecchio. Sì, sono delle mattonelle messe così, sì, in maniera spuria, però in realtà non rendono chiaro qual è il problema. Il problema è
una politica di servizio distributivo alla città e dei costi che vanno a ribattersi sul cittadino. Quindi bisogna fare un'analisi a monte. Per gestire il cimitero di Giarre, il comune di Giarre decide di gestirlo in proprio, lo può gestire, ha le risorse, ha il personale, certo. Questo è un problema. L'altro problema è come fare per far diventare più accessibile il cimitero, più, con i servizi più, diciamo, dignitosi per tutti coloro che vanno al cimitero, e questo tutto. Poi ci sono le scelte sulle soluzioni. Certo. Lo gestiamo noi, lo gestiamo in convenzione, sì, lo gestiamo affidandolo a privati, che più che una privatizzazione può essere anche una sorta di agenzia mista oppure in convenzione. Però a noi sembra di capire che siamo davanti all'ennesimo progetto di finanza, noi non impariamo mai dalle esperienze passate, no? Cioè come è successo per le strisce blu. A maggior ragione ci attenzioniamo. Quindi voglio dire, un progetto di finanza come questo di cui si sta parlando, che cosa può cosa può determinare? Cioè che si realizzano interventi di manutenzione importanti con oneri molto alti, con questo investimento di questa società esterna si ricavano un tot numero di loculi di cui si ha bisogno, ma resta un tema che secondo me non è coperto: la gestione ordinaria del cimitero, cioè i cittadini chiedono tutti questi nuovi loculi aggiuntivi, chi è che li controlla e va a manutenzionare? Poco fa diceva l'amico Rosario Sorace, io leggo, studio e guardo cosa fanno gli altri. La SRL San Sebastiano di Ace Reale fornisce tutta una serie di servizi al comune di Giarre, hanno un contratto, hanno un capitolato. Da questi servizi esce fuori un'immagine del cimitero di Ace Reale dignitosa. Quello che dobbiamo invece analizzare è questa gestione, quando si ribatta in termini di costi sulle spalle dei cittadini. Certo. Perché facciamoci conto che questi interventi saltuari al cimitero di Giarre, che sembrano gratuiti, in realtà sono sui fondi di bilancio del comune e quindi li pagano i cittadini. Quindi il discorso principe è quello del dialogo, del confronto, anche con i cittadini, come diceva il sindaco Cantarella, il sindaco tra la gente. Dobbiamo sentire anche i cittadini cosa ne pensano, cosa si aspettano di un servizio erogato al comune e cimitero o erogato per conto terzi da una ditta privata. Questo è il problema. Il problema poi principale è non discuterne, non parlarne, come se ci fosse chissà che cosa, quale segreto. Non ce ne sono segreti, le carte si mettono sul tavolo, si leggono senza problemi. E poi c'è una paura, un'ansia nei giarresi. Il progetto di finanza l'ha già reparcheggiato. Senta, prima di occuparci di strisce blu, diciamo a proposito di già reparcheggi, un flash su quegli scranni vuoti dell'altra sera in Consiglio Comunale, che è stato convocato per due sere consecutive e non si è presentato nessuno, non c'era né la maggioranza, al netto di qualche presenza, mi pare una decina di persone, forse anche meno in prima battuta, soltanto quattro. Nella nuova convocazione, che cosa sta succedendo? Questa assenza, questo consiglio è stato inviato, peraltro ci risulta gli argomenti all'ordine del giorno non erano poi così preminenti, così importanti. Poi i motivi sono due. Sono due. Sta bollendo qualcosa la domanda? Che io sappia no, però quando succede una cosa di questo genere le cose sono due. O siamo tutti stupidi, consiglieri comunali, oppure effettivamente ci sono dei movimenti interni sotterranei che in qualche modo intendono modificare l'assetto politico-amministrativo del comune di Giarre. Io non intendo completamente cambiare nulla. Lei però è molto grave. Ci sono malumori, mal di pancia? Cioè, schieramenti politici, possibilmente le dinamiche sono state, non è che sto affermando che è questo, sono due: o abbiamo scarso dovere civico e quindi non ci presentiamo ai consigli comunali, o abbiamo un motivo per non presentarci. E qui mi costa dire che comunque non è una responsabilità esclusiva del sindaco, il sindaco non c'entra niente in queste dinamiche, no. Però sono due le motivazioni: o non rispettiamo il ruolo che ci hanno dato i cittadini e quindi succede una cosa di questo genere, oppure qualcuno sta tirando la corda perché nell'assetto amministrativo che c'è adesso vuole qualcosa in più o vuole togliere qualcosa. Si parla di rimpasto? C'è la possibilità di un rimpasto, di una...
Io ho una mia idea che è sempre quella dall'inizio della campagna elettorale, la ribadirò in tutte le sedi. Del resto io mi sono un po' tirato fuori, non sono all'opposizione, mi sono tirato fuori perché ho finito il mio compito, come ho scritto in un comunicato, che andava fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Adesso ho le mani libere. Farò il mandato di consigliere comunale con il mio esercizio di diritto e controllo sugli atti. La maggioranza non esiste in un consiglio comunale, che sia chiaro per quanto mi riguarda. La maggioranza di consiglio comunale è quella che determina l'approvazione di un atto a maggioranza dei 16 consiglieri comunali. Non è scritto da nessuna parte che la maggioranza che sostiene il sindaco deve approvare gli atti e l'opposizione fa l'opposizione. A parte che opposizione al comune di Giarre io non ne riscontro. Dico a maggior ragione che non ci sono più i gruppi politici, partitici di una volta, ideologici, ma si tratta di votare degli atti amministrativi. E questo è il mandato del consigliere comunale. Io se fossi stato eletto in un'altra lista, un'altra coalizione e l'amministrazione Cantarella portava un atto utile alla città, perché non votarlo? Strisce blu, diciamo, c'è. In questi giorni al centro dell'attenzione il nuovo bando, sappiamo che oggi verrà esaminato anche in giunta. Di cosa si tratta? È una proposta deliberativa che poi dovrà arrivare in consiglio, immaginiamo. Torniamo al discorso del cimitero. Le strisce blu non ci sono più da diversi mesi. I cittadini ritengono che le strisce blu è un servizio alla città. I cittadini giaresi ritengono che queste strisce blu devono avere un determinato tipo di connotazione o dobbiamo rimettere 650 stalle come era prima e succedere tutto quello che è successo prima. E anche qui il metodo impone che prima del bando della scelta politica ci sia un confronto, e il confronto non ci deve essere solo con la forza politica, con il gruppo o con Raffaele Musumeci, anche con i cittadini. Anche con i cittadini, altrimenti viene meno il contatto che noi dobbiamo avere con i cittadini. E Musumeci, chiudiamo la puntata con il tema del dissesto. Ne abbiamo parlato in maniera fugace prima, cioè l'uscita dal dissesto. Lei prima faceva accenno all'approvazione, alla recente approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, che è stato approvato dal Ministero dell'Interno. Adesso rimane comunque il rebus sulle prescrizioni. Lei è ottimista, cioè pensa che saranno le prescrizioni che in qualche modo condizioneranno anche la ripartenza? Le prescrizioni di cui tanto si parla, oltre un paio di variabili che sono uscite nuove, sono le stesse prescrizioni che noi ci siamo dati nelle 198 pagine inviate al Ministero. Sono quelli. Noi abbiamo delle falle, una di queste è anche il cimitero, che ha dei costi in una resa di servizio. Poi c'è il tema della riscossione. C'è il tema della riscossione, il tema del costo dell'ecologia, il tema del costo del servizio idrico. C'è il tema, ci sono tanti temi. Quindi le risposte sono al 20%. Se al Ministero noi abbiamo mandato a dire che riassettiamo tutto in modo da recuperare una struttura finanziaria credibile e duratura nel tempo, quelle sono le prescrizioni. Quindi il Ministero deve solo ratificare quelle. No, poi ogni 3 mesi dobbiamo fare una relazione per vedere se la tabella di marcia noi la stiamo rispettando comunque. Ora aspettiamo il decreto che a giorni arriverà, perché ce lo trasmetterà la prefettura di Catania, e quindi da lì si apre poi tutta una serie di... Bene, siamo arrivati al termine della puntata. Noi ringraziamo il nostro ospite, il vicepresidente del Consiglio Raffaele Musumeci, che al solito è stato esaustivo. Abbiamo fatto un po' anche il punto su molti spunti interessanti, sfumature politiche per quel che riguarda l'asset, diciamo, attuale. Detto questo, l'appuntamento come sempre per la prossima settimana, giovedì prossimo alle 20:45. Buona serata.